Grazie Presidente. I teatri dell'opera hanno come fine quello della visione, oltre che quello dell'ascolto e delle rappresentazioni liriche e quant'altro. Roma Capitale, la Regione e lo Stato erogano fondi affinché si esplichi questa attività fra le più alte della cultura. I fondi pubblici, sono pertanto destinati, a favorire la fruizione da parte del pubblico e, dell'attività teatrale. Quindi il teatro dell'opera assolve di per sé a un'alta funzione educativa. Nel DPCM del 18 maggio il governo aveva previsto, che, a partire da questo lunedì 15 giugno le attività di concerto e di spettacolo dal vivo finalmente, insomma, potevano essere riattivate. Il governo, a sostegno delle fondazioni liriche, ha previsto inoltre che la quota del FUS, quindi Fondo Unico per lo Spettacolo, fosse destinata alle fondazioni in questa particolare fase in deroga ai criteri generali, quindi erogando inoltre un anticipo del contributo pari all'80% dell'importo riconosciuto nel 2019. Quindi quello che sta avvenendo oggi è che giustamente si sta mettendo in sicurezza il teatro con i fondi pubblici, assicurandone l'erogazione delle sovvenzioni anche in presenza di attività ridotte, finanziamenti che pertanto, da un principio di riconoscimento della funzione, partono da un principio di riconoscimento della funzione pubblica del teatro come funzione essenziale. Quindi un servizio che deve essere considerato essenziale, perché gioca un ruolo fondamentale, per quella che è poi la formazione del capitale umano e quindi dei nostri cittadini. Ma quando assistiamo a una programmazione non continuativa delle attività del teatro dell'opera, tanto che si conferma, la messa, si è confermato, insomma, nelle settimane precedenti, la messa in fis per i lavoratori e per gli artisti, c'è da chiedersi quanto effettivamente, venga considerato servizio pubblico essenziale. Possiamo immaginare, è pensabile per voi fermare un servizio essenziale come quello sanitario, quindi con i fondi pubblici, si salva il teatro, però il teatro non si porta avanti? Quindi è un po' queste domande ce le siamo poste in commissione e quindi più che mai oggi appare chiaro il ruolo strategico che gioca la cultura e le istituzioni culturali e in particolare come rappresentino un presidio fondamentale per il benessere psicofisico. Infatti potremmo assimilarlo al comparto sanitario, quindi fare un parallelismo. Ciò che in parte mi stupisce però è che dal 20 giugno sarà consentito di giocare una partita di calcio, per fare un esempio, nello stesso giorno gli orchestrali potranno suonare, però nel loro caso saranno obbligatori a mantenere, distanze di sicurezza pari a 2 metri. Immaginiamo nello spettacolo dal vivo con tanti saluti, insomma, all'efficacia musicale del concerto stesso e va bene come principio, ma quest'estate, non sarà quindi consentito il contatto agli attori, ma sarà consentito il gioco di scontro, dei giocatori, dei calciatori. Una riflessione su questo punto di vista, su diversità di trattamento e su quanto è emerso anche nel pubblico spettacolo, anche se penso a una delle criticità registrate e denunciate più frequentemente dagli operatori, anche il semplice dover fissare a terra le sedute con altre sedie vuote in un sistema rigido, quando magari all'interno dei ristoranti è possibile una mobilità di sedie, inizialmente poi le linee prevedevano anche un obbligo di utilizzo di un termometro che misurasse e rilevasse la temperatura. Fortunatamente questo passaggio poi non è diventato più obbligatorio e perentorio.
ma in particolare in questo momento storico è importante che la cultura non venga più intesa come un bene per pochi, un bene di lusso. Una norma di buon senso vorrebbe che i fondi pubblici fossero spesi per fare teatro. Scusate, sento un sottofondo. Abbiamo visto che invece i lavoratori del Teatro dell'Opera sono stati messi in FIS, Fondo di Integrazione Salariale, e se non cambieranno le cose torneranno in agosto in FIS, e che quindi il loro sostentamento verrà pagato doppiamente con ulteriori soldi pubblici, ma con una mancata programmazione offerta culturale per la cittadinanza. Quindi è un tema che è emerso con chiarezza e forza nei diversi incontri che ci sono stati, insomma, con i rappresentanti dell'Opera e in Commissione Cultura. So che anche la Commissione Pari Opportunità, insomma, ha trattato questo focus sotto le sue competenze. E anche nel caso del Teatro dell'Opera, insomma, abbiamo voluto cogliere questo particolare momento di crisi per rimmaginare e ripensare a questo settore. Quindi abbiamo cercato di fare tesoro di questo momento di sosta che è stato un po' obbligatorio per le attività, non per noi ovviamente a livello politico, facendo leva sulle capacità creative di noi italiani, quella creatività che nelle diverse crisi della storia ci ha permesso veramente di ripartire più forti di prima. E, dal mio punto di vista, la crisi sanitaria che stiamo vivendo ribalta completamente il paradigma sul quale abbiamo costruito da decenni la gestione dei teatri, cioè il paradigma dei numeri. Il MIBACT infatti valuta i risultati delle fondazioni per come disciplinato dall'articolo 11,20 del decreto legislativo 2013, il numero 112, considerando il valore, la qualità artistica dei programmi realizzati, incidente solo per il 25%, mentre il restante 75% viene suddiviso un 50% considerando i costi di produzione e l'altro 25% considerando il miglioramento dei risultati gestionali attraverso la capacità di reperire risorse. Considerate che l'Opera Camion, un'attività importante, insomma, il cui valore viene riscontrato su tutto il territorio, non viene registrato secondo questo qualità di risultati richiesti dal MIBACT, disciplinata dall'articolo 11. Quindi una riflessione sul futuro per noi occorre farla, pur senza tornare a questo paradigma dei numeri, ma come avviene oggi, insomma, andando in deroga a questa visione o comunque rivedendola, e crediamo che sia il momento giusto, insomma, per portare avanti questa riflessione. Non possiamo dimenticare che i teatri nascono e servono perché sono luoghi di comunità e perché sono spazi pubblici, e lo spazio pubblico è un concetto importante perché indica un luogo di esercizio della democrazia. Considerando poi che in questi giorni di emergenza sanitaria il numero degli spettatori in sala, come abbiamo potuto vedere, la quantificazione degli incassi non sarà solo l'unico criterio sul quale valutare l'efficacia di un ruolo di un teatro, e che alla riapertura comunque si dovrà sommare la forte crisi economica dei nostri cittadini. Quella che stiamo vivendo è ovviamente una grave crisi di livello internazionale che coinvolgerà in maniera prolungata anche tutto il comparto turistico a livello internazionale. E dal mio punto di vista le fondazioni liriche italiane dovranno porre al centro l'obiettivo di essere sempre più servizio pubblico, spazio inclusivo, dimostrando di essere teatri al servizio di una comunità, e la politica dei prezzi dovrà necessariamente riflettere questa funzione primaria, anche vista la sostanziale contribuzione che poi viene data alle fondazioni liriche, in particolare al Teatro dell'Opera come fondi pubblici, e la ripartenza delle attività interne fondamentalmente per ritrovare quello spirito di comunità necessaria, perché ora è disgregato, insomma. Ormai abbiamo protocollato questa mozione da 2 mesi fa, arriva in aula oggi.
Però quello che ci dispiace riscontrare è che, insomma, speravamo che a distanza di 2 mesi, insomma, anche certi punti fossero di richiesta nel dispositivo fossero superati, cioè oltre a quella che è la visione generale, insomma, che stiamo proponendo su quest'atto. Quindi con quest'atto concludo dicendo impegniamo la sindaca e la sua giunta e l'assessore competente e l'assessorato competente a ripensare e a dialogare con il MIBACT affinché sia ripensato il metodo di valutazione delle fondazioni, gli obiettivi statuari assegnati visti i forti stanziamenti pubblici. Chiuso al più presto il ciclo della legge Brai e successive modificazioni, visto con il FUS in deroga dei criteri generali, anche visto le iniziative di deroga intraprese dal governo nazionale per i prossimi 2 anni, definita la figura giuridica delle fondazioni, ancora oggi piuttosto ambigua, che espone le fondazioni a continue e diverse interpretazioni sul piano giuridico, legislativo e negoziale, pensando anche a una riforma del welfare del settore, assolutamente inadeguato ai lavoratori dello spettacolo, e approntata una più incisiva politica di difesa delle espressioni artistiche e professionali, a particolare attenzione al corpo di ballo, lavoratori e artisti tra i meno tutelati, insomma, durante questo periodo di Covid. Elaborato un protocollo con i responsabili, questo ovviamente è in via di transizione, un punto che potrebbe essere in parte superato perché si è già riavviato questo. Chiedeva un protocollo di intesa con i responsabili della sicurezza, i medici competenti, gli esperti dell'orchestra per riavviare il lavoro su scena dei laboratori di scena fisica da condividere con il governo per riavviare le attività, e al più presto un'attività graduale di tutto il comparto, quindi prevedendo, ormai siamo alla terza fase, non siamo nemmeno più nella prima né nella seconda, insomma quando è stata scritta ancora eravamo nella prima, riattivando il lavoro degli artisti e degli amministrativi anche tramite smart working e comunque sempre garantendo la sicurezza dei lavoratori. Ad esempio smart working, marca ore, corsi di formazione, aggiornamento e durante le settimane di FIS. Quindi concludendo, nel senso, un servizio pubblico essenziale per la crescita del comparto sociale e alla base dello sviluppo del paese, chiede inoltre la sindaca una programmazione che preveda la possibilità di incrementare l'offerta culturale di qualità negli spazi pubblici distribuiti su tutto il territorio, particolare con particolare attenzione alle aree più periferiche e disagiate, considerando proprio la funzione pubblica del teatro, sì, riconosciuta in via diretta. Ok, ho concluso. E l'ultima cosa, l'abbattimento di costi di produzione a favore della diffusione a prezzi popolari e la retribuzione dei premi di non retribuiti ancora agli operatori e agli artisti del teatro dell'opera. Grazie e ringrazio, insomma, tutte le parti politiche che hanno voluto sostenere atto. Grazie Presidente.